Questo pomeriggio abbiamo parlato del decreto Minniti, della sua legge di conversione e di quello che è successo in questo anno di applicazione della normativa. Il decreto lo scorso anno è stato pubblicato a febbraio, ha destato molte perplessità, numerose critiche per via anche del suo contenuto, per via di alcune modifiche importanti che sono state effettuate alla normativa, tanto in materia di protezione internazionale quanto proprio in materia di respingimento e espulsione dei cittadini stranieri. La cosa che da sempre ha destato perplessità è il fatto che in uno stesso documento siano stati messi insieme disposizioni dal contenuto completamente diverso, quindi appunto la protezione di chi lascia il suo paese, fugge dal paese in cerca di una condizione di vita migliore a causa delle persecuzioni che ha subito nel suo paese, e la condizione di chi invece si trova irregolarmente soggiornante nel nostro paese o di chi vuole fare ingresso in maniera irregolare, quindi attività di contrasto all'immigrazione e attività anche di protezione. Come può essere che in uno stesso testo coesistano due aspetti così diversi, poi anche dello stesso fenomeno? Due aspetti indubbiamente importanti, due aspetti di cui uno Stato deve prendersi carico, nel senso che uno Stato deve anche individuare norme e disposizioni che tutelino anche il proprio territorio e che dispongano anche delle regole di ingresso e di soggiorno, ma l'idea di metterle insieme nello stesso testo, questo indubbiamente ha destato molte critiche. Quello che abbiamo visto insieme oggi è come alla fine invece in questo anno di applicazione non è cambiato molto, nel senso che tanto a livello di protezione internazionale quanto a livello di contrasto all'immigrazione irregolare non vi sono state le modifiche che il decreto pensava di riuscire ad ottenere, probabilmente perché, come spesso io dico, il principale nemico del decreto Minniti è il decreto Minniti stesso, che è un documento comunque molto importante, talvolta anche contorto in un certo senso, contorto nel senso che è complicato applicare una serie di disposizioni all'interno di un tessuto normativo e procedurale come quello italiano. Per cui la discussione è stata molto interessante e molto partecipata. All'incontro di oggi, che era un incontro di aggiornamento appunto su quello che è la normativa rispetto all'immigrazione, è inserito nell'ambito della progettualità di progettualità FAMI, del progetto RICO, che appunto è un progetto che interessa e diciamo coinvolge comunità parrocchiali e religiose nell'accoglienza diffusa delle persone. Quindi questo incontro è servito proprio per approfondire alcune tematiche che poi gli stessi ragazzi accolti hanno all'interno diciamo dell'accoglienza, e spesso le comunità, i volontari delle comunità, gli operatori non solo delle comunità, sono coinvolti in queste problematiche. Per cui oggi era uno scambio e un approfondimento proprio per cercare di arrivare a delle soluzioni praticabili e fare in modo appunto di agevolare così l'accoglienza e agevolare soprattutto l'inserimento socio-lavorativo, che è l'obiettivo principale, l'autonomia, che è l'obiettivo principale del progetto RICO. Questa è la